Versione speciale V12 Ferrari, un nome tutt'altro che scontato, non definitivo, comunque indicativo di quello che sarà. Ferrari ha rilasciato le immagini ufficiali della probabile ultima declinazione della sua V12 anteriore. Spiazzando un po' tutti, infatti, mostra la sua nuova creazione che ancora non ha un nome definitivo, da GTO a AVS fino a versione speciale, ancora non si sa come dovremmo chiamarla, per ora propendo per un wow. La sportiva perfetta secondo lo stesso Enzo Ferrari, con i buoi davanti al carro come ripeteva spesso prima di doversi convincere ad abbracciare il propulsore posteriore centrale, sale ad un livello mai visto prima. L'812 Superfast beneficia di un upgrade globale ben lontano da una semplice riprogrammazione di quanto già andava a gonfie vele. Più leggera e più potente, binomio perfetto per i puristi della guida poco attratti come me dai fronzoli e dalle versioni speciali fatte esclusivamente per il marketing. Dispone del V12 stradale più potente di sempre, con inclinazione di 65 gradi tra le due bancate, ma riprogettato in larga parte utilizzando nuovi materiali di ultima generazione. Inoltre la fasatura delle valvole gode di un nuovo meccanismo innovativo messo a punto nella Motor Valley, così come un sistema di scarico inedito con terminali rettangolari. La scheda tecnica parla di 830 cavalli di potenza a 9500 giri al minuto, ben 30 cavalli extra rispetto alle 812 Superfast standard, non proprio un'inezia visto l'aspirazione naturale del propulsore. Per poter garantire la totale sinergia tra potenza e controllo sono state introdotte le quattro ruote sterzanti indipendenti, col fine di incrementare la precisione in ingresso curva e regalare un feedback unico al guidatore. Anche l'elettronica, sempre più importante sulle attuali vetture, è stata aggiornata con un nuovo livello, 7.0 per la precisione, per il Side Slip Control, che coordina il funzionamento per l'assistenza del controllo dinamico dell'auto. Come dicevo prima, è stata alleggerita, chiave sempre fondamentale nella riuscita di un progetto. Svariati componenti del corpo vettura sono stati stampati in materiale composito, soprattutto la novità che si può apprezzare al posteriore. Il tipico lunotto in vetro è stato sostituito da una copertura in alluminio che consente di evitare appendici e allo stesso tempo di generare vortici che garantiscono maggiore aderenza. Inutile negare anche la componente scenica. La superficie di carrozzeria aumenta riportandoci con la mente alle auto da corsa degli anni 60, con il posteriore corto e la quasi assenza del lunotto. Dettaglio che personalmente mi piace molto. Un altro dettaglio interessante è lo stacco che attraversa il cofano. Seguendo la traccia spesso scelta per le livree di alcune F12 TDF o 599 GTO, va a creare una sorta di lama che permette un miglior raffreddamento del V12, mantenendo sempre vivo il concetto della forma che segue la funzione. Nulla è casuale e tutto va in direzione delle performance, cosa che ci si aspetta da una Ferrari. Complessivamente, da qualsiasi angolazione la si guardi, è semplicemente bellissimo. È una Ferrari, è un'auto nata per correre, un'auto che ancora non ha un nome e già possiamo apprezzarla. Quasi non ce la facessero più a tenerla nascosta. È bella, potente, senza grossi compromessi, una di quelle auto che va presa a tutti i costi. Ulteriori dettagli non sono stati resi noti. Il 5 maggio verrà svelata nella sua totalità. Non ci resta che attendere per saperne di più. Per ora posso solo dire che l'F12 TDF era difficile da superare, eppure ce l'hanno fatta.